qua l'altra volta non aveva fatto tutti questi danni qui. L'altra volta paradossalmente era arrivata più acqua, bagno e cavallo. Sto giro è venuto direttamente da qua, rotto, quindi ha fatto dei danni che non trova niente. Anzi, qui sono anche andati meglio rispetto a là, perché là comunque le case un po' hanno fermato e hanno dilazionato il flusso, ma là sembra la guerra. Dai, probabilmente ci sarei passato prima. Una roba abominevole. Chiaramente, se è risuccesso, non è stato fatto un lavoro ineccepibile, secondo me. Smetti insieme crisi climatica e metti insieme inefficienza della manutenzione, soprattutto della rete fognaria, e ecco che torna ancora. Siamo un po' demoralizzati, perché il problema, a parte che due volte importanti come queste qui in un anno e mezzo, e la prossima volta a chi quando succederà? Fra un mese? Sei mesi? Un anno? Cioè, non lo sappiamo, noi viviamo col terrore. Le prime due gocce d'acqua che vengono, cosa succede? Succede che abbiamo paura tutti per una situazione di un territorio che non è in sicurezza. Ok, il clima, io ho 62 anni, naturalmente il clima, ho visto anch'io il cambiamento, ma però appunto per questo che c'è stato un cambiamento climatico dobbiamo un attimino preservare il territorio facendo degli interventi importanti, non una piccola pulizia. Mi permette di dire che ho un po' di dubbi se sia stata fatta anche bene, hai capito, sia contata. Evidentemente, lo vedete anche voi, non è contato nulla, perché siamo in questi panni qui un'altra volta. Ma è stato fatto abbastanza dopo l'altra alluvione? Secondo me no! Ti aveva accomodato un rivale che praticamente si rompe dopo un anno? Si è rotto subito, si è rotto. Io faccio il muratore, mi accomodavo un muro, si rompe il muro dall'altra parte, giusto? Ma mica dove l'ho accomodato, cazzo, Ma perché qui era già stato riparato? Sì! Sì! L'anno scorso, e subito dall'alluvione. Si è rotto ulteriormente. Ma stiamo prendendo in giro la gente? Lì non do colpa io a quelli che lavorano, quelli che comandano e che capiscono. Devono andarsi a farsi inculare tutti, veramente, compreso il nostro Bonaccini che piglia per culo tutti. È una cosa indescrivibile. Molto arrabbiato. Sì, sono arrabbiato, sì, sono arrabbiato. Perché ho una polmonite in corso e sono qui che sto facendo disgraziato. Rabbia, non si sa chi dare la colpa, fatica, sono cose che tutti tanto qui fanno, tutti scaricabarile, non è colpa mia, non è colpa tua, non è colpa di quell'altro, alla fine chi ci rimette sempre il poveretto. C'è niente da fare, guarda, tutta roba da buttare, ho salvato un letto e tre televisioni, basta. Più di un anno non sono stati capaci di mettere in sicurezza il fiume, più di un anno, perché l'altra volta è stato in maggio, no? L'anno scorso. E San Pietrano non ha fatto niente. Però pensa. E lì, quella riga lì arrivava lì. Ancora, guarda, queste cose. Lì, quella cosa gialla lì. E poi può darsi che non va neanche più una macchina. Il piano terra, tutti i mobili nuovi, perché è sei mesi che abita qui, da buttare tutto. Qualcosa ci sarà stato, perché in un anno e mezzo, tre alluvioni, un po' il tempo, però qualche problema ci sarà.